ringraziare tutti coloro che hanno accolto il nostro invito e presenziano con noi all'inaugurazione del 499° anno accademico della nostra Accademia, dell'Accademia degli Intronati di Siena. Ringrazio tutti coloro che hanno accolto il nostro invito e che con noi prendono parte all'inaugurazione del nuovo anno accademico. In particolare rivolgo un saluto di stima di auguri alla Presidente della Commissione Cultura del Comune, Maria Antonietta Campolo, che rappresenta anche il Sindaco e in certa misura la volontà del Comune di essere con noi, come noi siamo sempre stati con il Comune, con parte, vorrei dire, del Comune stesso, nel corso della nostra attività. E ringrazio gli amici di Massa Marittima, gli amici di Volterra, il Presidente dell'Accademia dei Filocritici, questo Giuseppe Manganelli, e tanti altri amici che non posso nominativamente elencare. La mia relazione sarà brevissima perché il nucleo fondamentale del nostro incontro, che si svolgerà per ascoltare anche il saluto del Presidente, è, come avete visto, un dibattito sul ruolo attuale della storia locale nel contesto di quella che viene chiamata, e la definizione poi si presta a molte traduzioni, diciamo, public history, un tema che è estremamente calzante proprio anche per le nostre attività. Quindi mi limito a tre questioni di fondo, poi noi pubblichiamo la relazione nel sito dell'Accademia, e avesse voglia di annoiarsi nel giorno può farlo liberamente quando vuole. La prima cosa su cui voglio trattenermi brevemente è ovviamente le prospettive che indichiamo per l'anno prossimo, non disgiunte da un breve bilancio delle attività svolte nell'anno che si sta chiudendo. È stato un anno molto difficile per tante cose, non solo per gli avvenimenti che ci sovrastano, ma anche per le questioni che ogni giorno dobbiamo affrontare. La nostra attività, oso dire, è una testimonianza di resistenza che non vogliamo abbandonare. Intendiamo continuare ad onorare, nonostante le difficoltà di ordine finanziario, non solo finanziario, la nostra peculiare missione, che ha quale primo scopo quello di assicurare continuità di memoria e novità di studi al patrimonio culturale e artistico di Siena, promuovendone la conoscenza e promuovendo al tempo stesso incontri e confronti utili a rafforzare quella cittadinanza attiva, per prendere un termine che ha avuto molta fortuna, non so quanto realmente, ma almeno come termine ha avuto fortuna, necessaria a chi risiede a Siena, chi Siena amica o vita o transitoriamente la frequenta, in modo tale che sia a pieno titolo un cittadino che ha conoscenza dell'ambiente in cui vive. Il nostro è un servizio volontario offerto in una fase tumultuosa di transizione, oscurata, come ho detto, da tensioni e tragedie che suscitano angoscia e sollecitano la solidarietà. La nostra situazione economica, questo è brevissimo perché non è una parte allegra, diciamo, di quello che dico, è veramente gracile, diciamo così, per usare un aggettivo delicato. E si è potuta realizzare soltanto usando i fondi accortamente accantonati negli anni precedenti e al contributo volontario che una parte dei soci ha dato. Perché il contributo ministeriale si era ridotto drasticamente da 18 a 6.000 euro. Però, sorpresa delle sorprese, il contributo per l'attività
del prossimo anno è aumentata e abbiamo avuto dal Ministero della Cultura 13.000 euro. Resta fuori però da questo finanziamento che riguarda le attività una delle cose che ci sta più a cuore, cioè la pubblicazione del bullettino Senese di Storia Patria, gloriosa nostra rivista, per la quale però è in cantiere una piena digitalizzazione di tutto quello che è stato scritto a partire dal primo numero che uscì nel 1894 a oggi, sicché sarà da leggere quanto ritiene. Non solo, ma abbiamo anche previsto, scusate la prosaicità della cosa, di contenere un'espansione andata facendosi sempre più onerosa anche, stante i contributi che ci pervengono, e grazie alla direzione di Lucio Palestracci e di tutti i suoi collaboratori della redazione del bollettino, abbiamo progettato una revisione, diciamo, che farà sì che il bollettino sia più condensato, che molte cose vengono messe direttamente in rete e ovviamente anche la tiratura su carta, che non vogliamo assolutamente abbandonare, sarà un po' ridotta, questo perché la rete di scambi molto, molto ampia che abbiamo, prevista in tutto il mondo, ormai va trasformata, nel senso che gran parte delle riviste ormai ci vengono inviate online, perché sono anche hanno scelto tutte queste nuove tecnologie e noi dovremo fare lo stesso, in modo da rendere più fluidi, meno pesanti da ogni punto di vista gli scambi. E ovviamente tutto questo lavoro si renderà possibile grazie alla convenzione che stabiliremo con l'Archivio di Stato, con il Dipartimento di Scienze Storiche e di Beni Culturali della nostra Università, e questo darà anche possibilità a molti tirocinanti su queste materie archivistiche, storiche, eccetera, di essere presso di noi, di lavorare presso l'Accademia, sotto il tutoraggio dei nostri soci. Questa collaborazione con l'Università consentirà dunque di ricontrollare l'archivio della Società degli Amici dei Monumenti, di schedare quello che resta presso di noi della biblioteca del Club degli Stranieri, perché era un simpatico punto di incontro di stranieri che venivano assieme. La biblioteca l'abbiamo tutta donata alla biblioteca comunale di Tronati, ovviamente, ma è importante conservare memoria dei titoli che facevano parte di questo strumento che era molto intelligente, e tutto questo ci consentirà anche di studiare approfonditamente i cardoni dell'archivio corrente dell'Accademia, conservati nei nostri locali. Ma voglio brevemente, secondo punto, soffermarmi sulle attività del prossimo anno, che non possono non avere al centro la celebrazione critica in varie forme, in varie occasioni, ma seria, approfondita, del quinto centenario di vita dell'Accademia degli Intronati. L'Accademia degli Intronati è una delle più antiche fondate in tutta Italia, non solo assieme. Il suo anno di fondazione è 1525, che sappiamo bene, insomma, di letteratura, è una data cruciale nella storia anche della letteratura italiana, perché fu l'anno in cui uscirono le prose sulla volgar lingua di Pietro Bembo, che normalizzarono in certa misura la lingua, schiacciandola o comunque o imprigionandola, oppure affinandola, guardando i grandi esempi di Boccaccio, di Petrarca e così via. La osa dette nuova polemiche sia a Firenze memorabili. Ecco, noi vogliamo celebrare questo
anniversario, attraverso convegni, giornate di studio, incontri, riflessioni sulla storia delle accademie senesi e su un dettaglio che mi piace richiamare. Non ci occuperemo solo dell'Accademia dei Giornati, dell'Accademia Senese e delle altre accademie toscane con cui tratteniamo felici e positivi rapporti, ma anche sull'Accademia che molti magari non sanno nemmeno che sia esistita, delle assicurate, che fu una delle prime accademie, dei primi non sessi accademici femminili formatisi nel nostro paese, con la finalità, traggo la frase proprio dai capitoli istitutivi di questo sodalizio, con la finalità di levare il governo del regno d'amore dalle mani dei cavalieri e porlo nelle dame. Ma un tema più attuale ci potrebbe essere, anche perché giustamente si sta rivedendo molto anche in termini di storiografia letteraria, cercando di portare alla luce quella componente, quelle presenze femminili che la storiografia di Santisiana trionfante ha o immaginato o ignorato, perché, o dialettali, insomma, siamo in una fase di grande da tempo, da quando uscì quello splendido libro di Pio Risotti, Biografia e storia della letteratura italiana. La letteratura italiana non è una storia lineare. De Santis ha scritto uno stupendo romanzo, diciamo non di fantascienza, però è un romanzo. In realtà la storia italiana, la letteratura italiana è fatta di pezzi, di nuclei, di patrie letterarie, e ciascuna aveva una sua lingua, un suo mondo, dunque va ricostruito, e anche, dal punto di vista dei generi non si può più accettare, ad esempio, la applicativa liquidazione di Risotto, in base a quale no? La presenza femminile sarebbe stata una fiammata cinquecentesca. Questo non è... Nel Cinquecento sicuramente c'è una presenza molto forte, basta pensare, anche successivamente, la Spada Stampa, però il mio nome è Cinque. Noi abbiamo anche a Siena presenza di grande interesse, il credo che dobbiamo illuminare. Poesia politica, femminile. Dovremmo approfondire la produzione del teatro delle giornate, abbiamo già preso contatti con la commissione teatrale che si occupa delle attività teatrali, ovviamente questo sarà fatto in pieno accordo con il comune, perché ci chiederemo che almeno con una rappresentazione di testi o un'antologia di testi degli intronati si risuonassero ancora parole, versi creati dagli accademici di una volta. E abbiamo già cominciato a istituire un comitato scientifico di cui non leggo i nomi, ma che sono tutti già leggibili online. Per quanto riguarda le nostre attività, salto tutto perché dovrei fare l'elenco dei molti incontri che abbiamo fatto, ma di scarso interesse, insomma. Voglio solo ricordare un punto. Ci siamo chiesti, davanti a tanti avvenimenti che ci sconvolgono in questa fase, come ho detto, di un po' di transizione, un'accademia che fa rispetto alla lettura, all'interpretazione di quello che accade. Non cito questo o quell'episodio perché le cose entrerebbero in un discorso che potrebbe lontano. Noi crediamo che la cosa più importante da fare, non per istituire parallelismi esplicativi che storicamente sono sempre sbagliati, comunque è di accompagnare la nostra attività più tradizionale, storica, anche con incontri dedicati come quelli che abbiamo fatto sull'Ucraina, ad esempio, chiamando uno dei massimi esperti di storia al riguardo, oppure con l'incontro che abbiamo fatto l'altra sera sulla presenza degli ebrei in Toscana, molto importante, molto incisiva, partendo dalla comunità di Pichigli
chiamano, eccetera. Ecco, cercare di dare strumenti che possano favorire, come dire, la presa d'atto, la conoscenza di una, della profondità storica su cui sfondo spesse volte dobbiamo vedere, siamo costretti a vedere anche le tragedie del presente. Il presente è sempre anche una eco del passato, e solo conoscendo, cercando di conoscere il passato, si può agire e conoscere meglio, approssimativamente, come sempre, in ogni ricerca del presente. E proprio per questo non abbiamo voluto mettere al centro di questo inizio di nuovo anno una produzione tradizionale, ma un confronto critico sulla storia locale al tempo della public history, uno degli argomenti più importanti sui quali converrebbe inoltrarsi in attente considerazioni. Perché da una parte assistiamo alla seduzione assurda della filosofia della cancel culture, dell'ignoranza revisionistica ma grossolana del passato, se non della censura, dall'altra assistiamo a moltiplicarsi di esperienze associative anche a Siena e di indagini che coinvolgono tanti appassionati, anche non universitari, appassionati, dilettanti, nel significato più alto e bello in fondo di questa parola. E Siena è senz'altro un luogo eminente di questo culto del passato, e vorrei dire dell'occasionale, da sottrarre però ad una compiaciuta e vana erudizione, ma piuttosto da connettere a scenari sempre più interdisciplinari e globali. Viene perfino da chiedersi che significato abbia oggi la nozione di storia locale. Non voglio allungare il mio dire, ringrazio ancora i presenti e do molto volentieri la parola al Presidente della Commissione Cultura del Comune. Grazie. Illustri ospiti, illustri relatori e gentili ospiti, sono qui a rappresentare l'amministrazione comunale di cui mi onoro di farne parte. Porto i saluti del sindaco Nicoletta Fabio. Mi avventurerò un po' nei principi dell'istituzione, se mi permettete. Studere e audere, due dei sei principi statutari dell'Accademia, che vede la sua origine durante quella fioritura culturale che caratterizzò la Siena del primo Cinquecento. L'Accademia dei Vitronati nasce infatti nel 1525. Il suo nome a significare il desiderio dei fondatori di ritirarsi dai rumori del mondo che stordiscono e rintronano. Quanto mai attuale in questo tempo che ci sottopone a feroci pressioni, a frenesie incessanti e da rumori assordanti. Rifugiarsi nella letteratura e nell'arte in tutte le sue forme acquieta il cuore e disseta la mente. È necessario che gli uomini siano pieni di curiosità per arrivare alla conoscenza, a quella forma di conoscenza che i dotti chiamano gnosi, ed è proprio con la conoscenza che ci sia cultura. La cultura è lo strumento più efficace per arrivare ad una comunione di intenti in un momento così pieno di asperità, per volgere lo sguardo verso un altrove migliore. L'Accademia degli Intronati ci mostra l'alto livello di apertura, accogliendo nella prestigiosa istituzione la presenza di donne, una fra tutte Maria Fortuna detta l'armonica, a dimostrazione di come la città di Siena era già evoluta e non discriminante già dalla metà del Settecento. Dunque, un ringraziamento da parte di tutti noi e dell'amministrazione comunale va agli accademici, e con grande generosità stasera ci regaleranno dei pensieri, e noi ci arricchiremo di generosi menti pensanti. Grazie e buon lavoro.
confronto che ho annunciato. Per educazione dovrei stare in piedi, non ci penso nemmeno. Lucio Valestracci, che è anche direttore del bollettino di Storia Patria, come ho detto, e che è studioso talmente conosciuto che non spendo ulteriori parole per presentarlo. Il suo ordinamento prevede poi l'intervento sul tema che ho enunciato di Aurora Saverni dell'Università degli Studi di Napoli Orientale e di Marco Valenti dell'Università di Siena, archeologo anche molto noto e operativo da tempo sul campo. E ringrazio per aver accolto il nostro invito. Io nelle parole che ho detto mi sono dimenticato però di una cosa che ci farebbe, che credo ci farà, se si realizzerà, molto piacere. Vorrei che, proprio per simboleggiare il collegamento fra tradizione, Siena e la nostra presenza e il futuro, uno dei panni del 2025 fosse dedicato, come altre volte è stato fatto ad esempio per l'Accademia di Siena, all'Accademia dei Giornali, ovviamente in piena armonia con tutte le altre accademie. Questo avanzeremo la proposta, io l'ho già accennato al signor Sindaco, che è stata molto sensibile alla cosa, come al magistrato De Monfrade, accettando ovviamente le decisioni che vorranno prendere. Ma ci sembra davvero un'occasione da solennizzare in modo adeguato e anche in modo popolarmente acceso, non accademico nel senso tradizionale. Lucio? Grazie a te di dover portare qua questo fresco. Spero di non combinare disastri, ovviamente ce l'ho fatta. Grazie, perdonatemi se parlo seduto, ma la mia colonna vertebrale ha detto che ce l'ho annato, ciccio stavolta. Ma io devo semplicemente fare una lunga introduzione al tema della serata, che poi le tematiche saranno sviluppate appunto da due, non posso dire due colleghi perché non sono due docenti universitari, ma insomma, dai due colleghi dell'Università Aurora Saverni, appunto, e Marco Valente, ordinario della chirurgia medievale. Ma ve ne rendete conto che io ce l'avevo davanti, che era un cittino tutto rispettosissimo, mi veniva a parlare nello studio pieno di rispetto, e adesso è un collega, di ordinariato. Allora, abbiamo deciso di dedicare questa serata, questa inaugurazione, alla uscita della nostra, del numero, devo dire, nato sovrappeso, un po' obeso, come vedete, numero 129 del nostro bollettino. È un numero anche obeso perché dentro c'è un dossier molto importante sul centenario della marcia su Roma, che ha necessariamente preteso il suo sviluppo. Comunque, come avete sentito, i prossimi bollettini saranno sottoposti a una dieta drastica. Bene, noi parliamo questa sera di un aspetto che è in qualche modo, come dire, cruciale, perché la public history, e poi spiegherà bene Aurora Saverni di che cosa si tratta, io butterò lì due manciate di Gran Turco come si fa con i piccioni, ma poi verrà sviluppato meglio dai relatori, perché la public history si incrocia fisiologicamente con la storia locale. Public history, dico subito, senza fare il rischio di raccontare sopra quello che verrà dopo, nasce all'inizio degli anni 70 ed è un'invenzione sostanzialmente che nasce fra gli Stati Uniti, il Canada, poi ha uno sviluppo anche in Australia. E nel 1989 nasce il National Council of Public History, NCPH, che è quello che crea, diciamo così, una sorta di manifesto o di epistemologico di questa materia. Una materia che sostanzialmente, adesso sto riducendo tutto in una maniera vergognosamente alla matriciana e me ne scuso, parte dal principio di critica della autorealità, della necessità di fare storia in una maniera diversa
meno tradizionale, meno usuale rispetto al passato, compreso rivedere interamente quelle che sono certe nostre consolidate priorizzazioni. E quando in Canada nasce una corrente storiografica che è l'auto-histoire amérindienne, di cui George Smith è uno dei più importanti promotori, ci si rende conto che siamo di fronte a una, come dire, a una rivoluzione copernicana del modo di intendere la storia. Evitare l'autorità, coinvolgere, fare quello che viene definito una storiografia partecipativa. Non a caso della public history poi si parla come public engagement, come terza missione dell'università. E poi sull'università penso che Aurora e Marco ci diranno qualche cosa di più importante, ma ecco, il nucleo centrale qual è? Il pubblico non è più un semplice recettore della narrazione storica, ma è anche un autore e un partecipante alla narrazione storica, stessa. Questo ci comporta la necessità di porci una quantità di domande che sono scomode, spinose, pericolose e scivolose. Intanto, allora a questo punto, quali sono le nuove agenzie di governo della richiesta di storia? Se il sistema tradizionale non funziona più, anzi non lo vogliamo più, chi sono i nuovi soggetti? Guardate che poi immagino che questa cosa verrà sviluppata molto, molto meglio, io butto là quelli che sono i temi che poi tratteranno i colleghi. Attenzione, no panic, come si dice, perché se si legge che cosa è la public history, c'è una buona storiografia, una buona narrazione storiografica in italiano, ma soprattutto bisogna affondare fino ai gomiti nella storiografia di lingua anglosassone, e la letteratura storica di lingua anglosassone ci fa capire che poi in realtà questa materia è molto più magmatica di quello che crediamo. Qualcuno si è anche chiesto, dice, ma è un fantasma? E lui è un promotore di questa cosa. Quindi si tratta di muoversi all'interno di un terreno che è ancora in grande fase di definizione. Speriamo che non si definisca del tutto. Sto pensando a quel nostro dibattito due sere fa sulla critica, con la sua necessità di uscire dagli schemi, rubare epistemologie, fare sperimentazione del cervello, uscire da tutta una serie di cambi mentali che ci siamo posti, che ci hanno posto, dei prelicioni, degli scimmioni che ci hanno posto sul gruppone dalla fine dell'Ottocento, dall'Unità d'Italia, e poi necessità di sgabbiare da questo, tradurre i contenuti storici, si dice, in maniera democratica. Chiedo scusa, questa ipertrofia dell'uso del termine democratico a me dà a volte un po' di prurito, come se avessi l'orticaria, ma vi chiedo scusa, è un termine che viene usato correntemente, e per capire anche che cosa interessa alla gente. Ve la ricordate Carmella? Chi lo dice la gente? Ecco, in questo caso è il pane, amore e fantasia, se non mi ricordo male, no? Chi lo dice la gente? Interessa. Qui siamo all'interno comunque sia di un terreno molto complesso, molto scivoloso, in cui bisogna fare un'opera, come dice Tommaso di Carpegna Falconieri, di decolonizzazione del pensiero, un concetto che personalmente mi è caro da morire in questo senso. E certo, la public history collegata alla storia locale è una cosa che costruisce memoria, costruisce aggregazione, costruisce il modo di raccontare altrimenti, cioè di raccontare, recepire la oral history, in questo è molto importante, recepire anche storie diverse da quelle che, differenti, di cifre diverse da quelle che conosciamo, per costruire anche una identità. Ecco, ogni volta che pronuncio questa parola mi arriva un brivido nella schiena e lo stomaco mi comincia a ballare, perché è una delle cose di cui ho più paura in assoluto. Appunto, chi sono i soggetti attivanti? Chi sono le agenzie? La storia è richiesta ma aborrita nelle sue forme protocollari. Quella che viene prodotta nell'Accademia è una storia che viene rifiutata. Oddio, alla fine, un
ma qualche ragione c'è perché venga rifiutata la storia che viene prodotta nell'Accademia, posso assicurare che è una riproduzione di muffe muffose sempre uguali che non fanno difficoltà a squarciare un po' le gabbie, andare un po' oltre, ma non è questo il discorso, è solo per dire che nessun irenismo in questo problema. Ci sono dei nodi fondamentali da sviluppare e da portare in fondo. E qui, ecco, qui concludo, perché poi passo la parola ai colleghi. E quali sono i campi di applicazione di questo connubio tra storia, fra public history e storia locale? E alcuni esempi ci vengono dalla Francia, dalla Danimarca. Suppongo che poi qualcuno ci farà un esempio di qualche cosa importante e di valore parecchio più vicino a noi, e quelli che vengono chiamati Living Museum, che è un ossimoro tutto sommato, una provocazione, un museo vivente, di per sé sembra una cosa che non ha senso. A Montreuil, il Museo di Stuart Vivant, per esempio, un'esperienza, un avvicinamento esperienziale del visitatore alla storia, o intorno al castello di Gdelon, oppure quello in Danimarca di Nico Winvest, che è una ricostruzione di un villaggio invece mercantile, commerciale, del XIV-XV secolo. I campi, mamma mia, qui in confronto le mine nella striscia di Gaza era Disneyland in confronto. Il campo del reenacting, della rievocazione, attenzione, la traduzione italiana è ambigua e distorcente, perché reenacting vuol dire rifare, riazione, rivivere, acting, mentre invece noi abbiamo il senso della rievocazione, che talvolta, molto spesso è molto bella, ci mancherebbe, esteticamente ineccepibile in qualche caso, in qualche caso il limite tra rievocazione e carnevalata si distingue con una certa difficoltà. E un discorso appunto estremamente, estremamente aperto, che crea indiscutibilmente coinvolgimento, il reenacting e anche la rievocazione, giù, ma anche lei, che Dio la dia in gloria, crea appunto coinvolgimento, crea coscienza comunitaria, questa domanda è stata fatta da chi lavora nel settore, è una richiesta di sociabilità di vecchio tipo trasposto in un mondo nuovo, o è una sostituzione già di per sé della sociabilità con un tipo di sociabilità diversa? Quando si dice se il problema è quello di tradurre vecchi linguaggi o di creare linguaggi del tutto nuovi, completamente nuovi, con epistemologie del tutto nuove, siamo all'interno di questo scivolosissimo territorio, alla fine del quale, concludo davvero, è cominciato a scaldare il motore, voi tanto dei parti del prima cominciare. C'è un rischio significante, che è quello della storia parete, il rischio che di uno sbandamento fra modo nuovo, pionieristico, importante, necessario, vorrei dire, culturalmente, per snebbiare i cervelli, necessario, e lo sbandamento di intrattenitori dilettanti, di storia giornalistica, senza nulla togliere ai giornalisti. Io ho in tasca la tessera dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, che, come dicevo sempre ai miei studenti, precede il mio ingresso nei ruoli dell'università. Quindi io ho sempre detto: consideratemi un giornalista che sta all'università, perché sono prima giornalista e poi storico. E di tutta una serie di cose che vengono fuori con fantasia, basta entrare in rete e c'è da divertirsi da questo punto di vista, perché siamo all'interno di una modalità di non filtraggio, il discorso che facevamo l'altra sera sulla critica letteraria, quando Roberto Barzanti diceva giustamente: la critica letteraria oggi è sostituita dalle classifiche dei libri. Ma vi rendete conto? Ma ci rendiamo conto di che distorsione micidiale ha subito la nostra costruzione di gente che vuole usare il cervello? E la memoria non filtrata è il rischio anche di questa nuova storiografia, di questo modo di fare storia, che è quello poi di creare un passato immaginato,
desiderato ma non reale. E la cosa è estremamente importante. Quella memoria, appunto, fai da te, di cui Sergio Romari metteva in guardia, e di quella storia che porta, e qui sto citando un collega di me, prematuramente, troppo presto morto, Nicola Gallerano, quando parlava di uso e abuso pubblico della storia. E ecco, questo era, come dire, il senso generale un po' della nostra serata. E a questo punto passo la parola invece a Aurora. Sì, prima di tutto perché sei una donna, quindi giustamente parte in seconda battuta, perché l'ordine alfabetico è essere la prima della cultura, che lo sappiamo sempre per l'ultima scuola. Beato a me. Ciao Zazzeroni. Zazzeroni. A me, Zazzeroni, ma io devo dire che ero fregato, perché Padre Stracci ce l'avevo /1/2 davanti a me, può essere sempre i primi. Bene, vi ringrazio della vostra attenzione e passo la parola alla professoressa Aurora Sabelli dell'Università di Napoli Torino. Davvero grazie per avermi coinvolta in una situazione così solenne in questa accademia a parlare di public history nella mia Siena. Sono davvero tanto, tanto onorata di questo invito, e comunico anche che c'è un volume in preparazione sulle accademie fiorentine a cura di Jean Boutier e Maria Pia Paoli. Credo che ci sia ancora bisogno di un anno, ma insomma. Però qui stasera dobbiamo fare altro, cioè dobbiamo cercare di inquadrare questo fenomeno della public history, di cui alla fine si parla abbastanza, direi, non nelle università, ma anche fuori. Cercare di capire che cos'è e poi anche metterla in rapporto con la storia locale. Devo dire, sono un pochino impaurita da questo compito. Andrà più vicino al microfono. Sì, non ce n'è uno da... Qui sono molto morto. C'è il gelato là. Perfetto, buono il gelato. Non più vicino a no? Vabbè, gelato. Quindi, no, il gelato non funziona. Se guardi va nice. Il professore Balestracci già prima collocava bene la nascita di questa public history. Siamo quindi alla metà degli anni 70 e siamo all'Università di California Santa Barbara, dove questo signore, Robert Kelly, uno storico contemporaneista, conia un po' questo termine, no? Di public history. Allora, io solo un momento, non vi voglio tediare con le definizioni in inglese, però sono anche importanti per capire che la public history di oggi, seppure con queste caratteristiche quasi di indeterminatezza, fruttuosa e vitale, sono d'accordo con te Duccio, questa public history di oggi non è la public history della metà degli anni 70. Cioè Robert Kelly la definisce come una storia che viene messa in pratica fuori delle aule dell'università. E un altro che viene considerato uno dei pionieri dice questo, che la public history è l'applicazione di competenze e prospettive storiche, in modo specifico storiche, quindi skills, competenze e prospettive sempre a servizio di un pubblico ampio. E ancora, dal sito di un'associazione che il professore Balestracci ha già citato, National Council on Public History, la public history si riferisce all'impiego di storici e di metodo storico ancora fuori dall'università, cioè questo aspetto, no, di essere fuori dalle aule accademiche viene sottolineato in tante occasioni. E nell'home page del National Council on Public History, anno di costituzione 1979, l'associazione si definisce come un'associazione dedicata a rendere il passato utile nel presente, a pensare alla storia come qualcosa di utile, positivo per la vita della società, non solo per la storia, per il presente delle comunità.
Quindi c'è in questo sito del National Council, posso dire anche l'orgoglio di essere uno storico e una storica. Qual è il contesto sociale, ideologico, anche in cui tutto questo si sviluppa? Attivismo e lotte per il fiducio, poi se vado troppo alle lunghe mi fermate e parliamo anche senza le slide. Attivismo e lotte per i diritti civili, aprire il campo storico a una pluralità di narrazioni e di voci, crisi dei corsi di laurea e storia, perché questo era anche un punto che al professore Robert Kelly prendeva parecchio, cioè lui diceva stiamo formando degli storici, ma questi storici poi dove trovano la forma? Come li impieghiamo nella società? Cioè portiamoli, vedo che c'è qualcuno che segue su questo piano, credo che tanti di noi sentano questa cosa. Poi che ne facciamo tutti questi laureati in storia? E poi naturalmente tensioni interne al mondo accademico fra chi in qualche modo già lavorava fuori dall'accademia come consulente, anche governativo, come lo stesso Kelly, e chi invece continua su una strada forse più abboccata da certi punti di vista. Questo per darvi l'idea di una delle grandi conferenze nazionali del National Council on Public History, con questo aspetto, come dire, di storia militante, perché questo è, no? Fino alla metà del XX secolo le storie, diciamo, di great men, quindi le storie delle elite hanno dominato il lavoro degli storici. Dobbiamo sfidare una visione esclusiva della storia, dominata appunto da questa elite. Il passato in qualche modo è di tutti e dobbiamo ascoltare voci anche che noi non riusciamo a includere, che non conosciamo proprio, di cui proprio non ci importa nemmeno nulla, ecco. Quindi è incorporating la bellezza, che dice Roberto, la bellezza e la creatività di comunità marginalizzate. Questo era un aspetto della public history degli anni 70 e anche 80 e anche 2000 negli Stati Uniti d'America, e che io invece non troppo sento nella public history italiana. Cioè questo accento così militante, io devo dire, nelle nostre conferenze nazionali, non lo sento. Qui, vabbè, questi Roberto sono punti di vista, io posso invece sentirla la mancanza di questo nelle nostre conferenze nazionali. Diciamo che parlo qui anche da membro del direttivo dell'Associazione Italiana di Public History, quindi credo di averla frequentata le nostre conferenze. Diciamo che da questi anni 70, 80, 90 poi il percorso si complica, si arricchisce, nascono nel mondo, nelle università, tanti programmi universitari di Public History. Si forma un'International Federation for Public History, quindi nasce proprio per incoraggiare la diffusione della public history. E nel 2016 nasce AIP, l'Associazione Italiana di Public History, del cui direttivo faccio parte da un paio d'anni, ma sono sempre stata, fin dal momento iniziale, da storica locale, in questa storia di AIP. Questo è il sito dell'Associazione Italiana di Public History, questa è una slide vuota, e questa è una call for papers, è la prima, scusate, a me sembra di dover mettere l'accento su una cosa, siamo a Ravenna, siamo nel 2016, non ci conosce più o meno nessuno. Non è che l'AIP era questa potenza mediatica. Abbiamo 120 proposte individuali di intervento,
Come funzionano queste conferenze nazionali? Una l'anno, la prossima sarà a Roma, l'Università di Roma 3, c'è una call già aperta e resa pubblica sul sito, c'è un comitato scientifico che seleziona naturalmente le proposte. Abbiamo 120 proposte individuali e 70 panel, cioè 70 panel tematici proposti. Io direi niente male per un'associazione che nasce in quell'anno. Quindi è una chiamata, diciamo, alle armi, no, anzi lasciamo stare le armi, è una chiamata alla raccolta su alcuni temi, vedete, sono moltissimi. La storia dei musei, le mostre dei percorsi espositivi, storia orale, memoria di comunità, patrimonio culturale, materiale e immateriale, archeologia leggera, infatti prima a Ravenna c'era una bella rappresentanza di archeologi, politiche pubbliche, la committenza, eccetera, eccetera. Vado veloce, qui trovate anche Austria, book e newsletter. Ecco, dovessi oggi dire qual è il contesto che vede nascere questa associazione, io metterei al primo punto un senso un po' di emarginazione della storia dal dibattito pubblico, della storia e degli storici, con anche una tendenza agli specialismi, alla frammentazione, la difficoltà ad avere visione d'insieme. E qui ho messo, ma solamente per l'autorevolezza di questa persona che è Fulvio Cammarano, in quel momento presidente della Società Italiana degli Storici dell'Età Contemporanea, cioè SISCO, Cammarano rilascia un'intervista in cui parla di un clima culturale complessivo in cui la nostra disciplina viene ridotta all'irrilevanza. Quindi questo era un primo punto che non solo Cammarano, cioè l'intervento di Andrea Zannini sulla storia moderna, la riduzione della storia nei programmi scolastici, era tutto un alti lai sul tema della crisi della storia. Dall'altra, però, il panorama era un momentino confuso, forse anche contraddittorio, perché va bene questi grandi lamenti sulla crisi della storia e anche sul ruolo pubblico degli storici. Però tutta questa crisi richiedeva comunque la riflessione, perché bisogni sociali di storia non li vediamo, li sentiamo, li percepiamo. Quindi da parte di tanti di noi, da Novare, ma tante altre persone che lavorano con noi, senso dell'utilità di questa disciplina nel confronto con i bisogni sociali. Io pensavo che questo mi derivasse tanto da Siena, cioè Siena è nel Taglio, no? Questa cosa, è... però non è così, in realtà è una postura, no? Di ascolto di questi bisogni sociali. Che ce l'ho a Siena, ce l'ho a Firenze, ce l'ho a Napoli dove lavoro. L'azione determinante della giunta centrale degli studi storici, perché in quel momento il presidente si chiama Andrea Giardina, è un illustre antichista, tiene a battesimo questa associazione e fa, questo però nel 2017, una lectio magistralis alla Normale di Pisa. Era un po' strana questa neo associazione che mi fermate se devo chiudere. Quindi Andrea Giardina, diciamo, tiene a battesimo, aiuta, legittima. E poi c'è una postura, diciamo, di un certo pragmatismo. Se questi bisogni sociali, dall'evocazione, il museum, metteteci quello che vi pare. Se non li riempiono gli storici di contenuti, chi li riempie? Ecco, questa è anche tutta una serie di elementi che vi ho voluto dire, che comunque sono a breve. Rispetto alla public history delle origini, una cosa che manca, ve l'ho detta, che manca secondo me, e di cui invece io personalmente sento il bisogno, una postura più aperta a questo tema della pluralità delle narrazioni. Un'altra cosa che invece è in continuità,
il mestiere, la professione di storico. Questa associazione, adesso che ognuno da sola, sta facendo una battaglia per il riconoscimento dello storico come figura professionale da parte del Ministero della Cultura. Quindi si richiede la modifica dell'articolo 9 bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, in cui non si prevede l'impiego di storici fra i professionisti. Questa è una delle cose. Un'altra cosa che invece non è in continuità è la definizione di public history, e qui l'ha detto benissimo il professore Balestracci, cioè il rapporto con il pubblico è un rapporto stretto e anche molto inquieto, che non, comunque sia, implica una posizione, forse non è la crisi dell'autorealtà, perché comunque uno storico è un signore o una signora che ha lavorato un sacco di anni, ha studiato, si è esercitato sulle fonti, ha preso un mestiere anche, no? Però si assume la possibilità, una prospettiva diversa nei confronti del pubblico e dei pubblici. E facendo una mostra sulle donne della torre, io questa cosa l'ho sentita molto, perché è facile da dire. Si fa la storia con il pubblico e con i pubblici, poi però si deve fare questa cosa, quindi significa ascoltare e cambiare anche le proprie prospettive. Cosa può fare AIP e la public history della storia locale? Secondo me può fare moltissimo. Io sono arrivata in casa AIP da una prospettiva di storia locale, ho detto finalmente, perché erano anche anni in cui andava di moda molto il global, i network, cose, sembrava che se studiavi in un archivio cittadino ci fosse un qualcosa di svalutante, quasi quasi ti dovevi andare a arrampicare su muri e raccontare che quell'archivio lo mettevi, cioè questa dimensione di storia locale viene completamente accolta, come dire, nella casa della public history, attraverso che cosa? Cominciamo anche da uno dei punti della public history. Uno degli obiettivi è la valorizzazione delle fonti e la fruizione delle fonti stesse, a pubblici e ai pubblici diversi. Quindi portare gli archivi, le fonti, creazione di archivi partecipati, valorizzazione di patrimoni materiali e immateriali, accogliere la pluralità delle narrazioni. E dall'anno scorso una specifica call è dedicata alle scuole, cioè abbiamo aperto un cantiere con le scuole di tutto il paese e ascoltiamo, incoraggiamo, premiamo progetti di public. Domanda, e su cosa lavoreranno mai queste scuole? Loro vanno soprattutto a lavorare sui territori e sulle comunità. Quindi la storia locale, io forse qui l'avevo messo anche definizione dal manifesto, l'attivazione di pratiche di public history che prevedano condivisione dell'autorità insieme ad altri professionisti, promozione, conservazione, valorizzazione del patrimonio storico, materiale e immateriale, insieme per le comunità di eredità. Quello che voglio dirvi è che quando si va a queste conferenze nazionali c'è vita sul pianeta, non so se appena, rispetto ai convegni, no? Anche più, questo a me piace tantissimo, perché incontro associazioni, incontro bibliotecari, incontro le guide turistiche, intorno gruppi di cittadini e cittadine che comunque sentono e hanno la passione della storia. E da tutte queste appassionate conversari vengono fuori anche tanti progetti molto belli. Questa è la nostra prossima call. Questa, il fare storia insieme, la call per attività e progetti delle scuole che presenteranno i loro progetti di public history lunedì 10 giugno
all'Università Roma 3, e anche questo è bello, l'università e la scuola insieme. Guardate che spesso sono dei mondi proprio completamente distinti, e anche parlare con questi professori, con queste professoresse, orgogliosi di essere lì, no? E io lo sono molto che abbiamo aperto questo cantiere per la scuola, che riguarderà, appunto, siamo organizzati come referenti regionali, la Toscana ha più referenti e per Siena il nostro referente, lo sto cercando, è Laerte Molinacci. Eccola là. Quindi Laerte dovrà seguire, comunque ascoltare, incoraggiare la partecipazione delle scuole. Mentre c'è poi la Call for Papers generale. Sto arrivando alla fine, solo per dirvi il mio primo panel. Il mio primo panel a Ravenna era fonti ed educazione alla cittadinanza in alcuni archivi toscani. A partire dalle fonti, la costruzione di cittadinanza, il progetto di Archipedia a Firenze, il lavoro di San Miniato, archivio storico del comune, progetti didattici con la scuola primaria e poi Pistoia. Questo è Le città delle donne dalle forme al silenzio. Questo è un altro panel dove invece parlo di presenza femminile negli spazi urbani. Questa cosa del femminile però ci porterebbe a tante altre cose, e quindi forse è bene fermarsi qui, però Maria Piercolini è l'associazione toponomastica femminile, Carla Arconte, autrice di una guida al femminile su Narni. Io racconto cosa significa raccontare le donne in un museo di contrada, bella sfida, attraverso una mostra, e Maria Antonella Fusco, che tocca un altro tema, che è quello della presenza femminile nella statuaria. Tema grossissimo, c'è un'associazione che si chiama Me Riconosci, che sta lavorando tanto su questi temi, perché forse, ecco, saprete che c'è stata un po' di polemica su questi punti. Io mi fermo qua, perché credo d'aver detto moltissimo. Però la cosa che mi premeva sul finale è che questa public history è vero che è un oggetto un po' strano da maneggiare, anche strano da definire, ma una cosa è vera, è qualcosa che mobilita, dà casa anche ad esperienze che non hanno casa dentro l'università, cerca di creare dei ponti fra la ricerca e la scuola, e favorisce una riflessione sulla didattica della storia. Questa è una cosa di cui mi sono resa conto, a dire la verità, in tempi abbastanza recenti, organizzando a Napoli un seminario sui laboratori universitari di public history. Ci ho chiesto ai miei colleghi, Venezia, Cagliari, Salento, Firenze, ma in questi laboratori che voi chiamate di public history, che fate? Stiamo pubblicando un libro su questo, ma anche questa è una strada per tornare alla scuola locale. Voci di Wikipedia fatte dagli studenti sul territorio. Grazie. Bene, la conversione che vinci di quale ora ha parlato è anche oggi è la produzione di Cubbia. Giulia Cubbia è in realtà un grande contenitore. Io fra le materie che insegno tengo anche un corso di archeologia Cubbia, siamo sei insegnamenti in Italia di archeologia Cubbia. In realtà, per favore scorrere, perché io parlo, in realtà come nasce l'archeologia Cubbia? L'archeologia Cubbia nasce 50 anni fa esatti, quando McKinney stava creando questo momento politico lassù, l'eroe Cubbia, il primo libro che si chiama Public Archeologia, e si comincia a dare delle grandi, nasce dal post-colonialismo, questa non è la nascita del culto, ma è stato un elemento di pensiero molto forte, ha portato a fare archeologia. E
pensiero ormai quasi internazionale, l'archeologia deve essere pubblica per forza, anzi per ormai se l'archeologia è pubblica, per varie ragioni. Uno, perché usiamo denari pubblici per lavorare, quindi ci vuole la restituzione a tutta la comunità. Due, fondamentalmente perché l'archeologia ha un aspetto etico che ormai è sempre più avanzato, che è quello di trovare la propria utilità nella società in cui viene svolta. Motivo semplice: ogni storia, ogni archeologia è frutto del suo tempo e va adattata alla nostra ricerca, ai tempi che stiamo vivendo, perché altrimenti siamo completamente fuori schema, fuori dalla realtà. È utile l'archeologia, questa è la domanda di base, l'archeologia pubblica, è utile. Abbiamo un'utilità sociale, siamo medici che dobbiamo operare a cuore aperto, oppure siamo ingegneri che dobbiamo costruire ponti che dobbiamo guardare, no. La nostra utilità è molto più limitata in una società, se ci pensate bene. I danni che posso fare io sono dei depositi di terra, un muro che faccio saltare le pietre e poco altro. Allora, l'archeologia ha cercato la propria utilità e non è solo questa materia da torre d'avorio, come ancora alcuni colleghi interpretano, perché noi dispensiamo il sapere in maniera noiosa, perché gli archeologi, non solo gli storici, ma gli archeologi sono noiosi fondamentalmente, soprattutto quando parlano fra sé. L'archeologia ha cercato quindi la sua utilità sociale e come? La prima grande lezione l'ha data il mio maestro, Riccardo Franco, che non conosceva minimamente il significato del termine public archeologi. Non so, si chiama lui un archeologo, si definiva archeologo, però ci ha dimostrato cos'era. Lui è il primo vero grande archeologo pubblico, però non lo vede. Ovvero, si fa ricerca e negli obiettivi di ricerca va messo sin dall'inizio che non ci deve essere lì la dominazione dell'archivo estemporaneo per la comunità degli specialisti, eccetera, eccetera, ma deve portare a giungere con la valorizzazione che nasce dalla conoscenza, perché non si valorizza ciò che non si conosce, deve portare nuovi volani economici con la comunità nella quale ci troviamo a operare, a lavorare. Facendo crescere anche un sano senso di identità e identitario nella popolazione. Invece c'è quello che incontro moltissimo, la citata senza dire la definizione, la condizione di farlo, sulle comunità di eredità, che colpevolmente il governo italiano ha siglato con quasi 10 anni di ritardo, colpevolmente ultimi al mondo a siglarla, una cosa molto vergognosa, dove dà il diritto a tutti di partecipare non solo alle attività culturali, alla valorizzazione dei monumenti, ma anche di darne beneficio economico. E questa è la grande rivoluzione, perché fondamentalmente per gestire il patrimonio, per valorizzare il patrimonio, ci vogliono un sacco di soldi, un sacco di risorse. I soldi non sono in Italia, in tutto il mondo sono finiti da un pezzo, o perlomeno siamo sempre la parte in cui vengono dati di meno, nonostante il luogo comune schifoso che noi abbiamo, il nostro, i beni culturali sono il nostro petrolio, banalità assurda, quando viene detta, oppure abbiamo il 75% delle opere archeologiche e artistiche del mondo, tanta scienza assoluta. Quindi noi dobbiamo da una parte valorizzare, ma dall'altra parte come valorizzare? Raccontando in linguaggio semplice, contenuti complessi, ciò che produciamo dalle nostre ricerche. Parlare alla gente, l'archeologia si chiama la sindrome della storia europea, per esempio, quando si pensa ai musei. I musei sono fatti di oggetti con grande valorizzazione, non dell'oggetto, ma della didascalia. Musei fatti di didascalie, spesso incomprensibili. Fistola Lunga, per esempio, anche con il greno per l'acqua, oppure Schifos per ricerca con cervi pascenti. Cosa gli importa di questa dimensione? Bisogna raccontare cos'è un oggetto, che storia ha, per cosa serviva, cosa veniva utilizzato, come stava prodotto, in che contesto si mette. Allora, per noi, al fare la pioggia pubblica, fra le tante componenti ho appena citato, le svolte economici, eccetera, significa fondamentalmente raccontare storie a tutto il pubblico e
coinvolgere il pubblico nella costruzione di queste storie. Io credo che dobbiamo anche come accademici, professori, come volete, smettere di considerarsi chissà chi e abolire questo concetto che qualche libro ho letto, vita mia, che la cultura, per essere la cultura con la C maiuscola, deve essere noi fus. La cultura deve essere divertente e deve emozionare, deve dare emozioni. Questo è portato per un grande momento. Possono dare. Io mi sono trovato a operare in varie situazioni d'archeologo pubblico, una accademia, che visto il passato un po', lo citava Giulio Duccio, la ricostruzione di questo villaggio del nono decimo secolo, lo scavato da Poggi Pozzi, che lo scritto scava 1-1, faccio unica in Italia al momento, cioè, certo, come dare in scavo, adesso anche altri, e poi ci ho messo dentro gli archeologi, io stesso che interpretano ruoli attoriali, quello che fa De Marionetti, che racconta la storia, che racconta la Dai in scala, inseriti una sorta di comunione, una sorta di romanzo storico, che vuoi romanzi storici hanno alcune cose immaginarie con un contesto storico realistico e personaggi vissuti. E cosa ha creato questa situazione? Ha creato la nascita del turismo culturale a Poggio Pozzi, cosa non c'era mai stata, come lo definiva Indro Montanelli, la piccola Brianza, ma era uno scorpio. Mischiata tra colossi del turismo culturale, Siena, San Gimignano, Lioni, Firenze, eccetera. Anche dopo. Bene, è iniziata la comunità, ha preso questo luogo come identitario e vuole portarlo avanti, vuole anche partecipare all'attività. Non sto a fare lungo, non ci mancare. Mi sono trovato anche a farla come amministratore, perché c'è stato un sindaco coraggioso, Frocini, di Monteriggioni, e quando ha vinto le elezioni mi ha detto vieni a fare l'assessore. Mi ha rischioso mettersi per scatolo e a fare l'assessore, perché per vocazione, per mestiere, per formazione. È il mattino per Sant'Anzani. Stanno andando a rendere omaggio alla parte di storia locale. Scusa, no, no, e per popolazione maschio progetti come terra. Mi sono trovato una buona situazione, sto a raccontare le attività, eccetera, eccetera, ma tu hai detto alla insieme. Ma recentemente, il 22 di luglio, abbiamo inaugurato per un campo complesso straordinario che è a Badia d'Isola, e non pensare a come sta, abbiamo inaugurato questo contesto in una maniera, a mio modo di vedere, esemplare, è diventata museo di se stesso, ma anche sede del primo museo archeologico del mondo, di giorni che non esisteva, perché chiamavano museo un circuito didattico, Monte dei Giorni Nati, cosa assunto, a Castello. Io mi sono sempre vergognato, è una narrazione, se volete, dell'identità monteriggionese, della storia monteriggionese. Monteriggionese è un viaggio vero nel tempo, si parte dalla narrazione della storia dell'abbazia che andava nel tempo, si arriva alla preistoria. L'Accademia della Lusca ci ha premiato per la scelta comunicativa, ovvero poi storia. Linguaggio semplice, 400 battute spazi inclusi, comprensibile a tutti, la gente non mi legge, ma è la direzione del museo, io stesso, 19, non mi leggono, quindi una narrazione ace, la tecnologia ci aiuta, pure le volte per chi vuole sapere di più, con contenuti più estesi, e raccontiamo questa grande storia, ma questo museo però non è solo un museo di se stesso, ha una formula, e io operavo anche per più come Poggi Pozzi. Dicevo prima, deve emozionare, secondo me, un museo è un luogo, in questo l'archeologia pubblica sta lavorando molto, per essere un luogo di socializzazione, non un luogo dove si vanno a vedere oggetti o a leggere pagliettature, è un luogo che deve emozionare, un luogo che deve abituare le persone a vivere, a starci dentro, a passare del bene giornale, e poi magari vedono anche il museo, oltretutto. Di conseguenza abbiamo attrezzato un museo nel Lincoln stesso, peraltro, consiglia prenderci un bar dentro molto bello, rendendolo arena pubblica
di comunicazione culturale, cioè archeologica. Quindi lo spettacolo che è stato protagonista anche Duccio pochi giorni fa, cioè rituale, non le farze, non le pace di raccontare barzellette, sì, per capirsi, ma attività che vanno da certe direzioni, attività che danno qualcosa alle persone, anche che le fanno riflettere, ma soprattutto deve essere uno spazio di emozioni e di socializzazione. Musei, qui tanto ci riempiamo tutti la bocca e tutti amiamo, non andranno mai a tesoro. Non basta vedere le statistiche della regione toscana, a parte Colossi, Santa Maria, Scala, Matera, eccetera, se poi guardare la vasta rete dei musei della Toscana, arrivano a 7.000-8.000 presenze durante un anno. Quindi i musei devono essere organismi vivaci per andare avanti, dove si racconta storia, perché la chiesa fa storia, dove si racconta le storie, dove la gente partecipa, dove può portare anche il proprio contributo. Perché la nostra narrazione è una narrazione aperta, dove si prendono, la sto rivedendo anche sul mio progetto, scavo da 5 anni da abbazia, la nostra narrazione prevede anche questo, il contributo delle persone. Allora, questa è la via che tra l'altro porta anche, lo dicevo all'inizio, per i crisi economici. Perché quando racconto una cosa bene, o perlomeno in maniera attrattiva, si innestano giri anche economici, le persone vengono nei posti, ci stanno, spesso ci tolgono, magari approfittano, andare un giorno a Poggio Monzio, un giorno a Baglia Isola e il castello di Monteregione, quindi con consumi che sono presenze che danno il valore economico alla cultura, perché la cultura noi non la facciamo per noi stessi, la facciamo per tutti, cioè per il 99,99% delle persone che non fanno questo mestiere, ovvero tutti le persone, il pubblico. Allora, questa Puglia non è una storia pubblica, bisogna essere in grado di lavorare su due piani. Uno, che è la cosiddetta comunità scientifica, è qua, ci vediamo, di Santa Ragione, studiamo le nostre cose, eccetera, eccetera. L'altro è quello di sapere stare in mezzo alla gente e dare un senso davvero etico ai temi della sostenibilità, dell'accessibilità che stiamo affrontando tutti in questo periodo. Museum for Alzheimer, qua stiamo lavorando un po' tutti, eccetera, eccetera, musei blu, dobbiamo sporcarci le mani, come alcuni pensano, a lavorare in questa direzione. Allora, questa è una ricerca che dà sostanzialità e dà benefici alla comunità e alla quale ci dobbiamo operare. Se non troviamo tutti, storici, archeologi, lo dico fondamentalmente, anche un ruolo sociale, però un ruolo di utilità della comunità, anche di crescita della comunità, andremo tutti un po' lontano. E guardando, dico, battuta spesso le studenti, persone. Alla fine mi sono pagato per divertirmi, perché mi pagano per studiare e per insegnare. Parto nel mio lavoro una volta, c'è un sacco di burocrazia, un sacco di riunioni, però non guido certo un camion come ha fatto mio babbo per 40 anni, quindi eccetera. E dico sempre, ragazzi, poi dare anche occasione di lavoro, una creazione di questi principi a tutti, e non tutti potranno fare o il funzionario della sovrintendenza o il professore universitario. Crea una sorta di lavoro flessibile, cioè il racconto, la narrazione, la valorizzazione e la socializzazione dei beni culturali, del patrimonio. Si parla tanto di patrimonio. Patrimonio immateriale e immateriale, questo è ben chiaro. Bisogna sapere raccontare e valorizzare e fare partecipare le persone in ambito. Comunque mi rendo fortunato, io dovrò trovare un po' di una disciplina attorno alla vita sociale, perché sennò si ferma lì. E il problema, che fine faranno tutti questi storici, che aveva pelle, che diplomiati, laureati, ce ne abbiamo, ma che noi, che fine faranno tutti questi archeologi? Anche se dopo la convenzione della Valletta, si parla della convenzione di Parma che ha citato prima, esiste la biologia proiettiva, quindi c'è un sacco di lavoro, è una figura professionale. Raccontare, ma mi ha detto quando fai digger, come un po' specificamente tutta la vita, uno vuole anche comunicare, no? Ciò che studia, lavorare, i dati che studia. Quindi mi ero fortunato perché da bambino io giocavo con i moroni, con i fortini, con i cowboys e gli indiani, poi mia mamma mi regalò un castello, forse quello stava decisivo per l'archeologia, con i cavalieri, ci giocavo, ora io i castelli me li
scappo, quindi non ti va a divertirti. Ma se voglio divertirmi, devo avere un'utilità sociale. Le nostre discipline, non scienze. Io odio la definizione di scienza, perché non ti piace. È la disciplina umanistica, per fortuna, che usa le scienze dure. Le nostre discipline, ripeto, se vogliono proseguire ed essere accettate e avere consenso, devono avere un risvolto pubblico, indubbiamente. Trovare la loro utilità nella società. Grazie. Presidente. Io ho fatto il mio. Io devo fare la parola finalmente. Io pensavo che conoscessi la discussione. Ci sono interventi, ci sono domande, ci sono inquietudini, ci sono opposizioni feroci. La tua? Sì, io meglio stia zitto. No. Posso dire una cosa? Allora esordisco in modo schematizzato. Primo, questo concetto, mi sono fatto un po' la svelta, va bene, dai. Mi scuso se sono pasticcione. Sì, è molto ambiguo. Perché se vuole sottolineare la necessità che il lavoro storiografico sia aperto ai non professionisti, ai dilettanti, a chi si diverte, a chi può capire di più del luogo in cui sta. Beh, questo è il compito della storia per eccellenza, che ha avuto dai primissimi che si sono occupati di storia. È difficile occuparsi di storia per, come dire, una passione autoreferenziale anche, ma c'è sempre questa idea di allocutiva nella ricerca storica, di presentarla e di far partecipare in modo creativo anche a coloro che non sono del mestiere. Ad esempio a Siena abbiamo fatto un'esperienza interessantissima, scusate se precipito ora in un esempio, capeggiata per una volta dalla Giuliano Casoni, quando era attivo, straordinario docente di archivistica, una serie di corsi agli archivisti di Ondrada che hanno consentito, e consentono, di avere nelle contrade degli esperti che trattano il patrimonio storico e artistico in un modo scientificamente, uso tra virgolette questa parola a me non piace, adeguato. Questo è la traduzione più banale. Se però questo si traduce in un antagonismo istituzionale, in una sorta di divaricazione inevitabile tra, come l'autore ha inventato la parola inglese, tra mondo accademico, tra virgolette, e il resto, le associazioni, non so, che si occupano dell'acqua, ad esempio, no? Quelle associazioni che si occupano delle mura, quelle associazioni che si occupano di altri elementi, dei tabernacoli, per così dire, ci possono essere molte associazioni particolari che hanno un obiettivo particolare. Se io teorizzo che l'Accademia è stata una parte e che invece la storia deve essere una specie di invenzione collettiva fatta possibilmente o quasi inevitabilmente da persone che sono deprofessionalizzate e che non hanno le competenze adeguate né per leggere una carta d'archivio né per approfondire i temi che offre, beh, questa è una teoria di una demagogia sfrenata che io non accetto per niente. Noi abbiamo imparato qualcosa della storia dell'arte non perché si è inventato Lucio di Bonissegna e Simone Martini, ma perché c'è chi ce l'ha segnato. Dunque, questa separazione, infine, perché sono molto
sì, ma anche questa, no, questa separazione è assurda. E certo che lo è. E allora bisogna subito levare di mezzo questo tema. Sarebbe ora, come dicevo, alla Presidente invitare in sala operatoria, dal momento che si occupa della biologia, una persona appassionata di cuori di questo tema. Non so che combinerebbe. Questo non per teorizzare una separazione così rigida. Ci deve essere uno scambio dialettico, uno scambio formativo dialettico in cui chi insegna o chi ha insegnato o chi ha una grande esperienza si confronta ultimamente anche con il ragazzo che non ne sa nulla, ma è in questa fusione. L'esperienza di Poggi Bonzi in questo senso è molto interessante, perché ha cambiato il volto di Poggi Bonzi. Poggi Bonzi era una città ignorante, non c'era nemmeno una libreria, 20 o 30 anni fa non c'era nemmeno una libreria. È una città che è diventata invece anche una città di cultura, perché le ricerche archeologiche, penso al grande Riccardo Frankovic, eccetera, erano fatte in modo tale da tradurre poi, da trarre chi non ne sapeva niente, ne sapeva qualcosa e ne sapeva di più. Però senza questo elemento di localismo, di affetto settoriale, perfino maniacale, diventi qualche cosa di separato da tradurre o in termini folkloristici o teatrali o da... anche si può fare, ma quella non è storiografia. Io qui so associare, la storiografia non è narrazione. No, per nulla. Ecco, allora se la storiografia... E nemmeno è un'altra cosa. Ma la storiografia non deve puntare necessariamente alla narrazione, non deve puntare necessariamente alla utilità, che è una parola che mi fa paura, né al militantismo obbligatorio, perché noi sia con l'utilità che con il militantismo obbligatorio abbiamo creato una storia doc per ragioni di propaganda politica, deformando del tutto la verità storica. La storiografia deve insegnare la distanza dalle cose, non la permanenza di certi elementi. Io questo eleggio la lezione cantigoriana e non riesco a dimenticare. Io sono un po' vecchio e ho stigmate storicistiche banali, ma che non riesco, da cui non riesco a liberarmi. Non mi piace a me il termine utilità, come non mi piace il termine utilità usato con la letteratura, questo era d'accordissimo anche a Dolorosa, non deve essere utile. La letteratura è un campo di studio, di inversione che può divertire, può fare infuriare, eccetera. È una menzogna in gran parte. Sono d'accordo con Manganelli, la storia può sicuramente mobilitare energie, ma non deve creare illusioni. Ad esempio, le sceneggiate si fanno tre giorni, ora con tre giorni nel Medioevo, oppure da altre parti si inventano così gli elementi, mettendosi in costume del tempo presente, qualche verso di tempo e tempo indietro ridesse vita alla storia. La storia richiede una serietà e un senso delle distanze, se non si vuole cadere nell'anacronismo e nel propagandismo e nella demagogia, che sono le malattie che hanno fatto sì che la storia sia stata spesse volte usata pubblicamente per giustificare massacri, per giustificare discriminazioni, per giustificare quanto di peggio ci siamo portati dietro. Dunque ci vuole una storia critica a cui partecipare tutti, certo, ma io mi rifiuto ad esempio di credere che un giornalista bravo possa sostituire uno storico preparato. La storia del Montanelli che ha infestato, come tanti altri libri, oppure la storia che fa Azzurro alla televisione, non è una fonte attendibile dal punto di vista critico, perché non può essere.
perché non c'è dietro lo studio, c'è dietro una piacevolezza narrativa, c'è dietro lo sketch dello spettacolo, se no si cade proprio più giù, ma potrei continuare per un po'. Il problema della storia in stretta connessione con la società dello spettacolo, e uso un termine filosofico che tutti abbiamo presente, la storia deve trattarsi in spettacolo. Cosa della quale per esempio io non ho assolutamente paura, per dire che la storia abbia il lato dello spettacolo, e questa separazione contro la quale hai fatto questa filippica è veramente quello che tutti quanti cerchiamo di evitare. Stiamo dicendo che non ci può essere lo sfollamento. Quando si dice giustamente bisogna evitare la storia fatta da sé, da te, è esattamente questo, è questo il punto. E questo è il punto fondamentale, secondo me. Guarda, lasciamo perdere il discorso delle feste in costume e così via, e poi giustamente mi diceva Marco, ma quelle sono feste così, non è storia, per un altro tipo di discorso. Non è storia Bevagna, non è storia Montedigioni, non è storia niente. Possiamo fare alla lunga quante storie il palio allora poi, e ci si fa veramente male. Ma non è questo il punto è completamente un altro, è il fatto di togliere questa palude addosso, questa palandrana addosso di autoreferenzialità che la storia ha e che non parla con la società. Questa è la cosa incredibile, d'accordo? Va bene, il militantismo sta sulle scatole a cambio. Ho già dato in retro artis temporibus quando speravo di fare rivoluzione, figuriamoci, io sono scampi e tolta. Però una mancanza di una idealità in questo discorso e di un rebound, di una ricaduta che è quella a cui diceva Marco, secondo me è fuori ogni discussione, se no stiamo perdendo del tempo. C'era una domanda? No, volevo fare un intervento, perché secondo me è molto importante. Non siamo totalmente d'accordo, siamo in completo disaccordo, non totalmente d'accordo, ma possiamo far finta di essere sempre d'accordo su questo? Non siamo d'accordo per niente. Questo non significa niente, ma voglio bene lo stesso. Io ti leggo sempre quello che... Io mi chiamo Linda e sono architetto, non sono storia, non sono archeologa. Faccio un master di valorizzazione del patrimonio culturale e mi piace molto il concetto che è stato espresso di Foucault. E a me piace molto tradurre il concetto di patrimonio italiano con il concetto di eredità culturale, che secondo me è il fondamento proprio di molte delle attività tecniche e conoscitive culturali. Posso essere la storia, l'arte, l'archeologia, l'architettura stessa, la comunicazione anche. Quando si parlava, e poi ho fatto anche una serie di domande come quale possa essere poi un futuro di uno storico, un archeologo, io dico da il mio percorso formativo, quello che sto attuando, io non vedo un futuro senza queste figure, cioè tradurre un'identità, valorizzarla, tutelarla è imprescindibile se non tramite la conoscenza, il sapere, che solo professioni come le vostre sanno dare alla comunità. Anche perché una società tutta fatta da ingegneri o da dentisti sarebbe tanto noioso. No, questo per dire che quello, cioè la difesa, cioè nessuno dentro la public history, da Robert Kelly fino a Serge Noiret, ha mai detto che lo storico si alza la mattina e fa lo storico, appassionato, quindi un'altra cosa. No, non è questo, è veramente un mestiere che ha determinate caratteristiche non sostituibili con altre discipline, perché questa cosa anche da puntualizzare non è intercambiabile con la politologia, la sociologia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo detto, il ragionamento della public history è proprio quello di mettere queste competenze in dialogo serratissimo e a volte difficile, per niente scontato. Io ho messo 2 anni a fare questa mostra sulle donne della Torre, d'accordo, perché comunque parli di cose che sono la carne viva dell'argomento.
Quindi non devi mai deflettere dalla tua professionalità, dalla tua competenza, ma tanto per cominciare devi essere disponibile a dialogare con altre e tante altre discipline: l'architetto, l'informatico, quello esperto di digital humanities, il documentarista. Cioè, quindi c'è già un'apertura a tutta una serie di modalità che già di per sé non è così scontata. Ed è vero Roberto che la storia sempre ha dovuto parlare e sempre ha dovuto farsi pubblica, ma io non so, cioè io penso a tanti colleghi che invece tanto non parevano così tanto pubblici quando Life è nata e guardavano in modo insomma un po' dall'alto e basso tante cose, quanti storici presenti nel dibattito. Io ho una mia posizione anche sulle rivocazioni storiche, ma so che a Siena sarei assolutamente minoritaria e isolata, ma io prendo assolutamente... No, non mi importa di nulla, io prendo sul serio tutte le attività che implicano il coinvolgimento anche serio delle comunità. E io anche lì vedo uno spazio d'azione anche per gli storici. C'è io sto dando coraggiosamente una tesi su una rievocazione storica pugliese. Su? Una rievocazione storica in Puglia. Rievoca la formazione lì nel contesto pugliese, le rievocazioni storiche sono per lo più intorno alla figura di Federico II e poi alcune di sospetto neoborbonismo. Va bene, però sono argomenti di un interesse incredibile, come le persone le vivono, quali energie comunicano da questo grande deposito che è la storia, cosa prendono, cosa selezionano. E per gli storici come spazio di azione c'è in questo? Se c'è, alcuni pensano di no, io invece penso di sì. Con questo non credo che vada sia una rivoluzione storica. Ho una cosa velocissima. Una mia preoccupazione, la mia preoccupazione iniziale era che la partecipazione del pubblico fosse ristretta alle storie contemporanee, nel senso che ciascuno possa portare proprio il non specialista il contributo alla ricerca sulla base della propria esperienza, quindi la cosa si restringerebbe alla storia contemporanea, insomma, questa è una cosa. L'altra cosa è questa, tu Roberto dicevi che questi giornalisti che in televisione divulgano e fanno la narrazione non sono, ma la fa davvero un docente universitario che ha fatto salire gli ascolti di Rai Storia, come anche miei, in una maniera incredibile. Quindi hanno l'uso della narrazione, secondo me, fatta avendo alle spalle una noiosissima ricerca d'archivio dove vai a vedere tante pagine inutili, perdi tempo. Che la ricerca è dura, è fatica e non dà tante soddisfazioni. Ci sono delle giornate che uno va via dicendo non ho trovato niente. E quindi avere alle spalle questa conoscenza profonda, va bene, non farla pesare come dire io guardate ho studiato 20 anni in archivio, però secondo me la narrazione è una cosa che ti può servire anche a far capire, a diffondere le conoscenze che tu ti sei fatto con la specializzazione. Quindi io non avrei paura della public history, ho piuttosto paura della banalizzazione, perché seguono più con tanto attenzione. Ora voglio fare un esempio
difficili in modo facile. Aveva chiesto la parola a Fabio Pensanti, che è roba mia, è un mio allievo. Ce ne sono tre stasera, lui, Michele e lei. Vabbè, ha già presentato il mio pezzo di Pensanti, mi sembra che era nel 1999. Adesso lo denuncio, ulteriore aggravio a quanto io ho parlato a favore della fabbrichista. Io non sapevo neanche chi sta facendo fabbrichista in questo momento della mia storia, fino a quando ero seguito a contatto anche col professor Dusa, l'Accademia di Bari di Storia, che porta avanti negli anni 90 Storia Ludens, progetto di didattica della storia che utilizza il gioco. E per causa di Duccio, che mi ha dato il privilegio di studiare per la tesi di laurea sui meravigliosi libri contabili della compagnia di pittura Miglietto Attendo presso la Fraternità dei Racci, io ad oggi sto sviluppando il primo videogame fondato sul Frontier Game. Io sono stato un anno, negli anni 90, su quelle fonti, è stata una delle primissime anche sperimentazioni di digitalizzazione delle fonti. Se c'è la possibilità per caso di inviare un'email, io vi mostrerei, io casualmente con me nelle email passate, potrei mostrarvi alcuni screenshot che ho fatto vedere anche alla RAI quest'anno, perché io porto avanti, io ho una società, ho fondato una società per poter essere inaugurato con Lucio. Ho fondato una società che si chiama Angel Games, non a caso, è da giochi. Ovviamente forti radici con l'opera di Bozinga, ovviamente del gruppo Ludens, e con questa società appunto ho dato vita a due progetti molto importanti. Uno si chiama The Games e Alla Cultura, che quest'anno è giunto alla sesta edizione, e è stato quest'anno, noi ci abbiamo l'argomento centrale di discussione. È un progetto multidisciplinare, interdisciplinare, multiprofessionale e internazionale. Abbiamo avuto storici, filosofi, game designer, li facciamo incontrare per la prima volta nella complessità. Dall'altro, forse io mi devo dire che io sono d'accordo con entrambi invece, cioè da un lato io sono un produttore, un fabbrichista, faccio video games da sempre, ho sempre un settore ludonarrativo, insidiosissimo, complessissimo, con tutte le problematiche che abbiamo detto, la possibilità di creare orwellianamente in continuazione delle nuove identità. Dall'altro, nell'epoca che ormai ci siamo definiti tranquillamente, tra virgolette, con enormi abitudini della post-verità. Quindi la fabbrichista ovviamente che si apre, che crea questo caos informativo, è assolutamente un rischio enorme. Quindi la manipolazione di tutto quanto questo, io l'ho vissuto direttamente anche quando entriamo in classe, ero consigliere del Seminario Università di Roma di Design, sono andato neanche nelle classi dell'eredità, proprio di brand educational, dei brand educational che hanno vinto molti premi, non per niente. Entriamo nelle scuole, insegniamo. Sì, secondo me non ha nessun contatto, quindi non può, si occupa di queste cose in aereo. Qui no, no, avete giocato anche con noi altri. No, abbiamo, cioè c'è proprio un gruppo, c'è proprio un gruppo che si occupa di. Ad oggi non hanno contatto. Però appunto creiamo ponti, è quella la cosa che si è chiamata a fare. Perché io lo vorrei conoscere questa cosa. Assolutamente sì. Mi metto in contatto. Va bene. Mi metto in contatto io. C'è un gruppo attivissimo su questa. Questo, io mi scuso con voi, ma devo andare via. Io l'ho fatta bella, ho detto ci sono tre allievi miei nel salone. No. Mi sono dimenticato che sono quattro. Anche Maura Martellucci si è laureata con me. Ma no, io l'ho fatta. L'ho pestata grossa così stasera, guarda, l'ho pestata grossa così. La discriminazione. Il nostro progetto, comunque questo in particolare, ha vinto già tre fondi: il fondo regionale, il fondo nazionale e anche il Creative Media Europeo. Si chiama Home in Italia il progetto. Basta andare su homeitalia.com o sul nostro sito di Jokeys.com e trovare tutti i collegamenti con tutte le sezioni sia che riguardano lo sviluppo delle tecnologie. Allora vedrai a Roma, guarda questa cosa, il tuo passo, se posso passo un po' sui games, allora io volevo semplicemente dire che la discussione è comunque interessante, stiamo
vita mentre è approcciare tutto con estrema serietà, appunto, e avere all'interno dello squadro di sviluppo un confronto problematico, un confronto continuativo e problematico. Questo è la fase assolutamente centrale. Io credo, tra l'altro, che mi capita spesso di dire, adesso forse una cosa che potrebbe essere l'Accademia, quella plastica, che fa un history dell'atmosfera, e penso che sia un elemento che è venuto a mancare, un elemento che c'era già. Gianni Coppa ci ricordava, ci ricordava Mark Lotte, la sua etica, tutto il presente, avevamo già semplicemente questo. Era l'occasione di parlare un po' con il professore della stessa giornata. L'ho fatto principalmente per questo. Questa public history a Siena. Lei ti ha richiesto parola. Sì, se non ti riguardi il nome di Marco, che almeno entri in inquadratura. Amen. Sembra la famosa barzelletta del ladrone di grazie da questo tutto scusato. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. Riallacciandomi solamente alla discussione di stasera, durante il lavoro io sto scrivendo una tesi di dottorato e proprio si concentra anche sugli aspetti della public history. Un aspetto secondo me centrale nella società di oggi che ci ricollega alla public history è l'aspetto della domanda di storia. Cioè, anche se la storia a livello accademico possiamo ritenerla in crisi, spesso si sente dire no, questa parola della crisi della storia e di come la comunicazione storia possa essere banalizzata o semplificata, in realtà però da parte della società civile c'è una domanda. Questa domanda noi la vediamo nei film, nelle fiction, nelle serie, nei videogiochi. A chi è che si occupa dell'informazione storica nella produzione mediatica? E qui si apre un microcosmo, perché volendo tutti e nessuno, perché spesso e volentieri da parte del mondo accademico, non solo in Italia, c'è un po' di ritrosia a prestarsi per le produzioni per le produzioni media. Questo comporta che molto spesso possiamo anche incorrere appunto in strafalcioni enormi, ma anche nella ben peggiore mistificazione del dato storico. Tutto questo per dire che se il mondo accademico non riesce a trovare un modo, una forma di intermediazione per comunicare con la società, ci saranno i giacobbo di turno a farlo, con risultati che tutti noi abbiamo sotto gli occhi. A questo inoltre c'è un altro aspetto. Al cinema negli ultimi giorni c'era il film Napoleon di Ridley Scott, non so chi di voi l'abbia visto, io l'ho visto, è semplicemente terribile, non solo da storico ma anche da cinefilo, veramente è difficile che un regista scafato come Ridley Scott possa aver fatto una cosa allucinante in quel modo. Ecco, secondo me costituisce Napoleon, costituisce da tanti punti di vista non più ultra per quanto riguarda la scempiaggine storia sbiattellata in un film. Credo che forse su questo si potrebbe continuare il dibattito. No, a te la chiusura come di casa. No, lo dico perché invece lui apprezza Napoleon. Io non l'ho visto, non lo so, quindi non ho idea. Mi ha detto invece che ero. Ma l'apprezzava anche lui, ma Signorini è il più grande storico di Napoleon. Napoleone lascia la cifra di Ipa e fa 100 giorni per gelosia. Ora non abbiamo, se non fa dibattito su. Quindi Napoleone è interessante, è un film sbagliato, è un film discutibile, però ci sono delle parti da antologia, perché le battaglie, la battaglia di Waterloo rappresentata in quel modo non l'ha mai fatta nessuno, anche perché le tecnologie non lo consentivano. Questo hanno detto storici illustri e non persone come me, che non era così. Dunque io sono l'ultimo oppormi a che la storia diventi spettacolo, ma perché la storia diventi spettacolo occorre che ci siano le competenze scientifiche. Ma se
se si parte dal fatto che la public history è una cosa separata rispetto all'Accademia, l'infanzia di nessuno ha detto questo è questo è sbagliato, perché l'ha insegnata a te la storia che poi può diventare la cesestazione, ma se te la metti in mano al primo fantasista che capita o al primo autore televisivo simpatico e sorridente anche quando descrive le stragi che avvengono in tutto il mondo, se te la metti in mano alla tecnica dello spettacolo e non al rigore della ricerca, inganni le persone perché contrabbandi per verità una cosa che è e non può non essere invenzione. Come invenzione la ripeto, ma come verità o come ricerca del vero occorre una ricerca storica professionalizzata fatta dalle persone che hanno e che si rivolgono agli altri per insegnare il loro mestiere. Cioè siamo contrari all'autoreferenzialità, siamo contrari all'accademismo, siamo contrari a credere che ci siano degli storici deputati che dicono la verità e che gli altri devono ascoltare. Su questo siamo tutti d'accordo, e che la scuola è una partecipazione continua che può benissimo investire e promuovere anche persone che non professionalmente partono da una conoscenza spessa, e ci sono tanti, e dunque non vedo dove sia il dissenso. Il dissenso è se bisogna tener conto o no del gioco, del ruolo che la professionalità ha, professionalità tra virgolette, insomma la competenza chiamata da come fare, o seppure la storia deve essere delegata a agenzie di presunta formazione che vanno dietro alla spettacolarizzazione più divertente, che per carità può essere molto simpatica, ma non ci vediamo attraverso quel tipo di, se non c'è un rigore eccetera. Io mi oppongo a credere che un presentatore televisivo abile sia in grado di spiegare la storia del mondo dalle origini a giorni nostri. Questo mi rifiuto di credere che lo specialismo sia un in più. Questo, invece noi ci rischiamo di teorizzare che tanto meno uno sa di storia nel senso anche filologico, archivistico, eccetera, tanto più può rendere la pubblica divertente e partecipare. No, la partecipazione ha senso se è accompagnata da un processo di formazione che non può non essere di tipo, non dico accademico nel senso tradizionale, non può non trasmettere la competenza che ci vuole per decifrare un documento medievale o per capirci di più attraverso gli strumenti. Quando Lucio ha scritto il bellissimo articolo sulla battaglia di Montaverde, la battaglia non è che per lo sviluppo l'ha scritto anche Giovanni Mazzini, un altro bellissimo libro. È una storia che non è una narrazione, è narrata, questo è un altro discorso. Credo che sia un pubblico abbastanza evoluto per dire che quando si dice non è narrazione, non è che si sta dicendo non si narra. Si narra sempre. Ora poi narrazione è una parola dove gli strutturalisti non vuol dire più niente. La narrazione di la narrazione di là sostituisce la parola ideologia per certi versi, no? Perché ognuno fa la sua narrazione, anche Putin ha fatto la narrazione, no? Sulla base della narrazione poi è venuto fuori. Cioè l'uso della storia deve essere filtrato scientificamente, e io in questo sono un po' innamorato, ma criticamente, non mi prendete come reazionario, rischio di essere preso, della non valutività neoweberiana della ricerca. La ricerca può avere un asso etico, ma non ha dei valori in partenza, perché se ha dei valori in partenza e le può far prevalere, è tendenziosa, propagandistica, e serve appunto
alla politica nella maniera peggiore del termine. La vera storia critica non deve servire alla politica, al partito o al piccolino, deve cercare la verità che si trova. Io sono d'accordo. Il vero simile, il vero simile. Ci sono pagine di Manzoni che sono stupende su questo, sul rapporto tra invenzione e ricerca storica, rimangono secondo me fondamentali. Momento, c'è un aspetto chiave, c'è un aspetto chiave che è la professionalità, no? Allora io ti domando, chi è il professionista della storia oggi? Non c'è il professionista della storia, c'è un gruppo di professioni, di competenze, eccetera. Ma questa è la multidisciplinarità, non confondiamo la cosa. Il concetto di public history si può declinare in certo modo ed è equivoco, perché sulla divulgazione siamo d'accordo, sulla necessità della competenza siamo d'accordo, sulla necessità della formazione anche, sul fatto che le agenzie che diffondono storia oggi non sono più le cattedre universitarie o altro, ma sono il film e la fiction, sono tante cose rispettabili, serie, se hanno alle spalle una ricerca che non può non essere una ricerca di chi ci avisce o che ci ha capito di così. E allora la separazione che mi ha inventato, perché la definizione di partenza di chi ha lanciato questa parola e si può tradurre in certo modi è fuorviante, perché se avete letto la diapositiva di Aurora e dice la diapositiva, la storia, public history è una storia fatta non dagli accademici, non da chi ci avvicina. No, no, non è che non. Questa è la teoria della pubblica. Non rivolta al pubblico accademico. Non rivolta al pubblico accademico. È diverso. No? Non rivolta al pubblico accademico, non fatta da accademici. No. La public history oggi presenta proprio come una deriva il rischio che dici tu. Quindi non esiste questa. Siamo tutti d'accordo che se non c'è la professionalità dietro si inventano le cose. Questo è fuori discussione. La public history oggi si dirige verso un coinvolgimento, una compartecipazione che credo siano cose sacrosante e giuste. Ma che è chiaro che non nega, anche se una parte della, come ho detto, la public history è di tutto. C'è dentro di tutto, si trova di tutto e di più, soprattutto se si ha la pazienza di leggere la roba in inglese, in italiano, ma leggere la roba in inglese, ci trovi tutto e il contrario di tutto, ci trovi anche questa cosa, che però la parte di storia seria considera un'aberrazione, considera una deriva, considera che la conoscenza, la costruzione del sapere storico che si fa attraverso i manoscritti, attraverso le biblioteche, rompendosi gli zibi dei, magari passando, come diceva prima, giornate intere in cui non trovi una cosa da segnare, questo è fuori discussione, su questo siamo tutti d'accordo. Allora però, io la vedrei in mezzo, storia comprensibile al pubblico, e che coinvolge il pubblico, questo è... Ma diventa un problema di nominalismo. No, ma diventa un problema di nominalismo. Se sei un nominalismo...